Ciao e bentornati sul mio canale. Avete sempre desiderato esplorare fondali marini alla ricerca di tesori sommersi? In questo video vi parlo di Deep Sea Adventure. Qui si è dei palombari, appunto, alla ricerca di tesori. Il problema è che si è dei poveracci e quindi il sottomarino ha una riserva limitatissima di ossigeno. Vi ho un po' incuriosito? Bene, andiamo a fare l'unboxing che sarà rapidissimo. Finalmente trovo il tempo di aprire Deep Sea Adventure, scatola minuscola che mi incuriosisce particolarmente. Penso sia la scatola più piccola che ho, parte forse giochi di carte. E la peppa. È saltato fuori subito un tassello. Vediamo, abbiamo il giapponese, il tedesco probabilmente, l'inglese, no, questo è francese, scusate, e l'inglese. Vediamo com'è il manuale. Sembra un bugiardino di una medicina. Mi piace molto. La scatola comunque è veramente bella spessa per essere così piccola. Qui abbiamo tutti i segnalini, una marea di segnalini sparsi per la scatola e la mini plancia. E qui abbiamo dadi e meeple. Bene, direi che è quasi l'unboxing più veloce della storia, per cui andiamo subito a vedere il setup. La preparazione del gioco è rapidissima. Si mette innanzitutto il piccolo tabellone a forma di sottomarino in centro al tavolo. Si prendono poi le quattro diverse tipologie di segnalino tesoro e li si mescola separatamente. Con questi segnalini si crea un percorso che parte dal sottomarino e arriva fino in fondo al mare. Prima si mettono i triangoli, poi i quadrati, i pentagoni e infine gli esagoni. I segnalini rotondi, invece, quelli con la X sopra, vengono posizionati a portata di mano. Si mette poi sulla plancia a forma di sottomarino il segnalino ossigeno sulla casella numero 25. Infine, ogni giocatore sceglie un segnalino palombaro del colore che desidera e lo piazza sul sottomarino. Si sceglie il primo giocatore lanciando i dadi e poi si è pronti per cominciare. I giocatori hanno una riserva di ossigeno comune e il loro scopo è andare più in profondità possibile per poi portare in superficie i tesori di maggior valore. Bisogna stare attenti perché più tesori si trasportano, più si è lenti e più ossigeno si consuma. Chi al termine di 3 round riesce a ottenere più punti è dichiarato vincitore. Partendo dal primo e poi andando in senso orario, i giocatori devono svolgere nel loro turno queste quattro azioni. La prima è ridurre l'aria. Prima di potersi muovere, il giocatore deve ridurre il contatore dell'aria presente sul sottomarino di un numero di caselle pari al numero di segnalini tesoro che sta trasportando. Quando un giocatore fa scendere a zero o meno l'ossigeno a disposizione, può comunque giocare normalmente il proprio turno. La seconda cosa è dichiarare se si vuole continuare a scendere o se si vuole tornare indietro. Questa scelta può essere fatta soltanto una volta per round, perciò bisogna stare bene attenti a quando la si compie. A questo punto si passa alla fase 3, ovvero lanciare i dadi per muoversi. Attenzione perché se si lanciano i dadi e non si è dichiarato che si vuole tornare indietro, ormai è troppo tardi, bisogna continuare quindi a scendere. I dadi sono particolari perché le loro facce riportano 2-1, 2-2 e 2-3. Quando un giocatore si muove, quindi lancerà i dadi e si muoverà di quel numero di caselle. Quando ci si muove, però, le caselle occupate da altri palombari vengono ignorate. Un risultato di 4, quindi, permette al palombaro verde di arrivare qui. Quando ci si muove, inoltre, bisogna sottrarre il numero di segnalini tesoro che si stanno trasportando al risultato che si è ottenuto. Se quindi il giocatore, ad esempio, avesse due segnalini tesoro, si sarebbe mosso soltanto di due spazi. L'ultima fase del turno del giocatore è la ricerca, e qui bisogna scegliere fra una di queste 3 opzioni: non fare niente e quindi il turno termina immediatamente, raccogliere il tesoro e quindi a questo punto il giocatore prende il tesoro su cui si trova, vi posiziona al suo posto un segnalino di quelli rotondi e dopo aver messo proprio palombaro sul segnalino rotondo mette davanti a sé il segnalino tesoro senza però guardarlo. Non c'è alcun limite al numero di segnalini tesoro che si possono trasportare, però come detto prima ogni segnalino tesoro che si trasporta riduce il proprio movimento di 1, fino ovviamente a un minimo di 0. Se muovendosi si finisce il proprio turno su uno dei segnalini rotondi piazzati precedentemente, il giocatore può decidere di lasciare là un tesoro. Toglie quindi il segnalino rotondo, vi piazza uno dei propri segnalini tesoro e dopo aver rimesso proprio palombaro sul segnalino tesoro appena piazzato, scarta il segnalino rotondo. A questo punto il turno passa al giocatore alla propria sinistra, che dovrà a sua volta svolgere questi 4 step. Vediamo alcuni esempi pratici per vedere meglio come si svolge il turno. Tocca al verde che, come vedete dalla direzione del proprio palombaro, si
sta muovendo verso il basso. Innanzitutto deve togliere l'aria. Lui possiede due segnalini di tesoro, quindi l'aria scende di due. A questo punto deve dichiarare se vuole continuare verso il basso o tornare indietro, e lui decide di tornare indietro. Gira quindi il proprio palombaro in modo che la risalita possa cominciare. A questo punto tira i dadi. Ottiene un 3, si può muovere soltanto di uno spazio perché possiede due segnalini tesoro. Si muove quindi fino a qui. Essendo arrivato su un segnalino rotondo, decide di liberarsi di uno dei propri tesori in modo da essere più leggero e più veloce a tornare sul sottomarino. A questo punto passa la mano al giocatore successivo, che svolgerà il suo turno. Quando un giocatore muovendosi riesce ad arrivare sul sottomarino, salterà il proprio turno finché il round non sarà terminato. Quando tutti i giocatori sono arrivati in superficie o l'ossigeno è arrivato a zero, il round termina immediatamente. Andando quindi in ordine dal giocatore più lontano sottomarino a quello più vicino, tutti quelli che erano sott'acqua sono obbligati a lasciar cadere i segnalini tesoro che stavano trasportando. Prendono perciò i segnalini tesoro e li posizionano in una pila di massimo 3 segnalini tesoro in fondo al percorso. Non appena una pila di 3 segnalini tesoro viene creata, ne viene aggiunta un'altra, finché anche questa non contiene 3 segnalini tesoro, e così via. A questo punto vengono tolti tutti i segnalini rotondi presenti sul percorso e il percorso viene quindi ricreato togliendo tutti gli spazi vuoti che sono rimasti. Infine i palombari dei giocatori rimasti sott'acqua vengono riportati sul sottomarino. I giocatori invece che sono riusciti a risalire girano i propri segnalini in modo da mostrare i punti che hanno ottenuto. Questi non sono considerati più segnalini tesoro trasportati, ma è come se fossero ormai acquisiti dai giocatori. A questo punto il segnalino ossigeno viene riportato sul 25 e si ricomincia con un nuovo round, partendo da un giocatore che nel round precedente era rimasto più lontano dal sottomarino. Al termine del terzo round i giocatori sommano i punti ottenuti e chi ne ha di più è ovviamente il vincitore. In caso di parità si controlla il livello dei tesori che hanno i giocatori in pareggio. Chi ne ha di più è vincitore, in caso di ulteriore pareggio la vittoria è condivisa. La scatola di questo gioco è veramente compatta, ma il gioco in sé genera un'ansia da Guinness dei primati. Non c'è mai tempo abbastanza per raccogliere quello che si vuole e tornare in superficie in tranquillità. Anche dopo qualche partita, quando uno pensa di aver capito quando è esattamente il momento per tornare in superficie, la variabile degli altri giocatori scombina sempre i piani, perché c'è sempre qualcuno che è un po' più ingordo degli altri e quindi raccoglie più del necessario e quindi l'ossigeno termina, oppure c'è sempre qualcuno che fa il maledetto, ovvero raccoglie il tesoro per poi farlo cadere il turno dopo, giusto per consumare quell'ossigeno che per voi era indispensabile e che vi mancherà quando arriverete ad un passo ad arrivare sul sommergibile. Il gioco a me è piaciuto moltissimo, le partite sono molto rapide e le regole sono semplicissime. Anche i miei figli, nonostante le prime partite di scorno totale perché inizialmente scendevano e rimanevano giù perché io intanto tornavo su, hanno capito velocemente il meccanismo e poi si sono divertiti e il gioco è piaciuto molto. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete dubbi, domande o commenti, basta che mi scriviate e vedrò di rispondere prima possibile. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!